Poi nelle spese voglio il prossimo ciuschi, non so, cioè, ho dipinto il pavimento perché vale, non ho altro ciuschi da fare, ho speso tipo un $100, saranno almeno 3 settimane se non di più. E allora volevo fare qualcosina, infatti lì per la vernice ho speso un po'. Infatti il prossimo ciuschi che voglio, adesso, cioè, non è che proprio lo voglio. Ma che palle, io devo girare qui a destra, qui, dai, andate, andate che muovi, piglio tutto, voi che sono già in ritardo. Allora, il prossimo ciuschi che voglio è... No, è un ciuschi eccezionale, c'è la lavastoviglie nuova, perché non riesco più a... Cioè, lava malissimo, rimane sempre l'acqua. Rimane sempre l'acqua e fuoco, cioè, ma mi rimane così, eh. Cioè, dovrebbe rimanere poca, ne rimane troppa. Sono due soluzioni, cioè, adesso inizia a casa Mirko Jax. Cioè, ho guardato i prezzi, costa minimo $200, però io pensavo tipo a $300... Beh, io pensavo, tra installazione e trasporto sarà 20, $120, io so le tasse, come spiegare le tasse, se stronze, 7% di $300, poi dopo, secondo me alla fine devo spendere $500 con tutte le tasse, lì sono soldi. Comunque posso spiegare una cosa a proposito sulle tasse, almeno quando noi facciamo le fatture ai clienti, che... Se la cosa è fisica, tipo creiamo dei loghi, facciamo vedere al cliente le cose stampate su carta, quindi al cliente fisicamente gli dai qualcosa, allora è tassabile. Se però gli fai un sito web e non gli fai fisicamente niente, allora non c'è nessuna tassa, tutto gratis. È gratis, le cose se non ci sono, è molto bella sta cosa. Poi, una volta è così, poi, ad esempio stampare tutto tassa perché la carta gliela dai. Però se mettiamo, vai dal cliente, gli fai una scorreggia, che poi la scorreggia non è una cosa toccabile, allora lì non è tassabile. Poi altre cose, altro ciuschi bellissimo, devo andare dal dentista, qui perché mi fa male. E questo è il dente vecchio al dentista, l'altro dentista che non ha fatto un buon lavoro e adesso mi fa male, e lì sono soldi. E lì ho un bel iPad almeno da 32 GB, perché noi americani un'unità di misura iPhone, cioè per le misure medie anche iPad, per esempio. Quella macchina lì, quella Corvette, costerà almeno 200 iPad o 250 iPhone da 64 GB 3GS. È una nuova unità di misura. Porca puzza! Ross, aiuto! Ad esempio, a cui a Mary Fisher ci saranno almeno 2500 iPhone di lunghezza, oppure 300 iPad, 100 iPad, ormai l'unità di misura ha cambiato il sistema metrico decimale, anche il sistema imperiale. Ah, benissimo, avrete visto l'applicazione bellissima dell'iPhone che ho fatto di Doraemon? Adesso non vi posso far vedere che praticamente io sull'iPhone ho tutte le icone di Doraemon, che in sequenza formano la faccia di Doraemon. Cioè, se non avete capito in che senso, dovete cercarmi su Facebook e guardate le foto, oppure andate alla cieca sul sito voxifera.com, che è il mio sito, molto bello. VOXIFER.com / i Doraemon, i poi maiuscolo di Doraemon, poi ci sono i 16 link dovete scaricare. C'era ogni link, si aprirà una pagina dove potete schiacciare il tasto più sull'iPhone, mettere il bookmark, se fare in favorito sulla Sprintport dell'iPhone, e dopo 16 volte magicamente ci sarà la faccia di Doraemon. Allora, quest'idea originalissima ovviamente ce l'ho solo io, perché l'ha copiata da un altro che ha fatto la stessa cosa sull'Apple Store, ma è giapponese, quindi se non siete giapponesi, non avete account giapponesi, non potete scaricarlo. Poi, siccome le applicazioni dell'iPhone non le so fare perché non ho mai avuto voglia di imparare, sono un sacco di guide, cioè non sarebbe neanche difficilissimo, secondo me, per delle stronzate così sarebbe facile, poi più di pagare $100 alla Apple ogni anno, due cos'ha, allora niente. Io so fare le applicazioni web. Comunque là, l'applicazione è molto difficile da fare. Giusto per curiosità, sono dei codici meta tag che si mettono nella pagina, che gli dice all'iPhone di non visualizzare la pagina zoomata. Questi caratteri sono belli grossi, disabilitare lo zoom, sono alcuni bei giochini, insomma. Poi
Poi quando da mettere sono le istruzioni, la metti. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.